credo che stia facendo un campionato dove si sta meritando una grossa considerazione, ha fatto delle prestazioni notevoli, insomma, quindi chiaramente un occhio di riguardo c'è in lei. Poi chiaramente il meccanismo meritocratico scatta necessariamente in questa maglia, però ci sono delle scommesse che andranno fatte e credo che la Valentina possa essere una di queste, sì. Io credo che anche da questo punto di vista, non credo che io abbia il diritto di chiudere delle porte in maniera così a tavolino, ecco, programmatica. Io credo che il campo poi decreterà alcune indicazioni, ma anche il rispetto che io ho per tutte le persone che hanno dato un contributo importante alla storia di questa squadra. Insomma, io credo che ci sarà da un lato questa consapevolezza, il fatto che avrò l'esigenza deontologica di parlare con tutte le ragazze che hanno dato un contributo importante alla storia di questa squadra, valutare quelle che sono le loro disponibilità e poi chiaramente tener conto di quello che sarà il progetto che condividerò con la federazione per poi creare un percorso, un gruppo che dovrà chiaramente avvicinarsi all'impegno importante del 2014. Ma in questo momento mi viene abbastanza difficile fare un pronostico in termini di risultato, però io penso che l'Italia meriti un posto di prestigio, quindi cosa posso dire? Posso dire che ci sarà un impegno da parte mia in tal senso, però chiaramente io sono abituato abbastanza come metodologia di intervento a guardare anche con un occhio avanti nel tempo, quindi ci sarà sicuramente una considerazione del breve termine, ma ci sarà anche una considerazione del medio termine. Per cui credo che dovrò riflettere alla luce di questo, insomma, non sono completamente pronto e preparato a rispondere a domande un po' dettagliate da questo punto di vista, però credo che l'Italia non meriti posti di secondo piano né in un ranking, in una classifica di tornei prestigiosi come un campionato europeo, insomma, o un campionato mondiale, ecco. Io continuerò a seguire in maniera diretta e responsabile il Club Italia e i processi di qualificazione sul territorio perché la sensazione che ho sempre avuto da queste due mansioni, in particolare da quella che mi lega al territorio, è di essere ancorato a una realtà che è la realtà, perché chiaramente la squadra nazionale è un ambito, diciamo, ovattato in qualche modo, particolare, particolare per certi aspetti. Non dico, diciamo, che è un contesto migliore, però particolare, nel senso che ha delle caratteristiche che non si riscontrano nella gestione di club, che non si riscontrano nella gestione di attività giovanili, che non ha riscontro, quindi è particolare, è unico e di conseguenza il rischio grosso è che distolga dal reale. E poi l'altra cosa importante è che il territorio penso che abbia bisogno di indicazioni, di processi guidati e talvolta su cui poi sono loro stessi che provvedono ad adattarli al proprio contesto, al proprio ambito. Quindi credo che questo scambio in questi anni abbia prodotto delle cose positive, se non altro ha prodotto una credibilità che io sento di avere perché la gente me lo dimostra nei contesti periferici e quindi chiaramente questo qui per me è un indicatore molto importante per la programmazione di tutta l'attività che facciamo nel femminile, insomma, sia dalle squadre più piccoline, dal seguire il trofeo delle regioni, fino a tutto quello che si fa, probabilmente fino all'approccio alla nazionale maggiore, insomma, e alla Serie A. Il primo giorno che sono entrato in palestra a parlare di pallavolo, da allenatore ovviamente. Come allenatore, un giorno in cui è allenato. Il primo giorno in cui ho allenato era un under 16 maschile di Orvieto e ci approcciavamo a fare un percorso che era semplicemente un'attività giovanile, era il primo di una serie di tre allenamenti settimanali con cui poi ci siamo andati pian pianino a conquistare, diciamo così, L'anno? l'anno era il 1983, perché sì, perché ancora facevo, sì, 1980, no, 84 era, anno 1984, Vedi. e 21 anni.
Eh sì, abbiamo fatto una riunione dove sono state delle indicazioni, delle diciamo, ipotesi uscite a livello mediatico che mi hanno indotto a riunirle e a far due parole con loro per spiegare com'era la situazione, insomma, quel momento di incertezza che però era fondata, quindi chiaramente, se non altro perché io ho preso un impegno con loro, quindi di seguirle, quindi volevo un attimino essere chiaro in questo, e nel parlare ho percepito commozione, gioia e alcuni stati d'animo che mi hanno prima di tutto gratificato immensamente, poi ho capito e mi hanno dimostrato, mi hanno fatto capire che, insomma, che avrebbero avuto piacere a che la cosa fosse andata a buon fine, insomma. Poi qualche messaggino che è già arrivato, insomma, me l'hanno testimoniato, insomma. No, per ora no, per ora preoccupazioni particolari no. Tanto c'è Sua Maestà la Pallavolo che ci tiene ancorati al binario sia dal punto di vista programmatico e poi dal punto di vista di quello che si dovrà fare in palestra. Insomma, credo che i tempi per fare un buon programma di lavoro e per fare un buon progetto ci sono prima di dover iniziare proprio l'attività, per cui no, paura no. Sicuramente pensiero, cioè pensiero a che cosa fare, in che ordine fare, anche perché io sono uno che su certe cose sono abbastanza istintivo, però su tante cose mi piace pensarle, rifletterle, quindi questa è una cosa su cui bisogna riflettere.